È stato un anno lunghissimo, con questa la 45esima partita e ci abbiamo provato in tutti i modi, prima in campionato, poi siamo arrivati anche in finale di Coppa Italia, volevamo direttamente andare al quarto turno e alzare il trofeo, ci è andata male e abbiamo fatto tutte le gare dei playoff e complimenti a questi ragazzi, è tutta loro questa vittoria. Quando hai capito che si poteva arrivare in fondo? Settimana l'altra dicevi che la squadra, forse col Triviano, ha fatto quello scatto mentale. È stato lì, insomma, quando l'hai vista? Molto, molto probabilmente. Ho pensato di arrivare in fondo dopo che abbiamo battuto il Brescia 2-0, perché quella lì era veramente una partita difficilissima. Anche il risultato di 0-0 in casa con la Dippo, derby in 10. Per 70 minuti non è da sottovalutare. Insomma, queste due partite hanno cambiato tante cose e merito ai ragazzi. Se dovessi trovare un simbolo, un ragazzo, una partita, l'hai detto, insomma, un ragazzo magari che ha dato quel qualcosa in più senza poi nulla togliere agli altri, chi mi potresti indicare? Il ragazzo che ha dato qualcosa in più si chiama Gruppo, questa è la verità. Il ragazzo si chiama Gruppo, sono loro. Complimenti ai ragazzi. È molto particolare anche per te arrivare fino in fondo dopo l'inizio a Brescia. Innanzitutto ti ringrazio per il bomber e per i complimenti. Sì, una stagione che è iniziata così e così
non tutti i mali vengono per nuocere, diciamo così, e niente, siamo arrivati a Vimercate, abbiamo fatto una stagione straordinaria. Siamo riusciti ad arrivare secondi in un campionato comunque dove avevamo cominciato un po' col rallentatore, e siamo riusciti ad arrivare secondi, poi in punti col Bresso, secondi lì, secondi in Coppa Italia, non potevamo sbagliare anche questa. Finalmente abbiamo vinto, qualche soddisfazione ce la togliamo, ce la meritiamo completamente. Penso siamo la squadra che in Lombardia ha fatto più partite di tutti, e diciamo che la fatica e il sacrificio ha ripagato, dai. Senti, l'anno prossimo c'è ancora voglia di proseguire, di andare avanti qui? La volontà c'è, poi il gruppo è fantastico, il mister anche, società vicina e tutto, io spero che di rimanere e comunque di far bene con loro. Poi ovviamente da qui a una settimana non si sa che cosa può succedere, ci sederemo a parlare tutto, però la volontà è quella di rimanere, è troppo fantastico come gruppo, abbiamo fatto una cosa troppo importante e bella, speriamo di ripeterla l'anno prossimo in eccellenza, a questo punto si può dire perché è ufficiale, almeno che ci mettano una partita in più, spero di no. Sì, è stata una stagione incredibile veramente, come dici tu, il merito è tutto del gruppo che abbiamo sempre creduto, abbiamo avuto una stagione, un inizio difficile, però poi il gruppo si è ricompattato e siamo usciti alla grande, ecco, abbiamo perso poi la finale di Coppa Italia. E anche lì c'è stata un'altra dimostrazione di quanto questo gruppo sia coeso, ci creda, e la vittoria di questo playoff è la dimostrazione del gruppo. Ecco, appunto, sconfitta anche Coppa Italia, in campionato qualche passo falso, però la dimostrazione che fino in fondo, soprattutto in queste ultime gare, la Vimercatese è cresciuta sempre di più, forse anche mentalmente. Certo, siamo caduti, però ci siamo sempre rialzati, e questo è stato fondamentale. È stata poi questa, ripeto, la forza di questo gruppo che ci ha permesso di arrivare a 3 punti dalla prima in campionato, purtroppo di perdere una finale di Coppa Italia, però siamo arrivati fino in fondo e poi abbiamo vinto questo playoff, ripeto, grazie alla forza del gruppo. L'ultima cosa, Matteo, sì. C'è ancora voglia l'anno prossimo di affrontare questa avventura in eccellenza con la Vimercatese? Sì, penso di sì, adesso parlerò, spero di fare l'ultimo anno, ecco. Se non ti mandano via. Sì.